Allora, il libro si intitola Il corpo, è ambientato ai nostri giorni, parla di quando improvvisamente noi sentiamo nel corpo il sorgere del tempo e il passare del tempo. C'è un uomo di 60 anni, solido, che improvvisamente per un problema di salute grosso, un attacco cardiaco che lo coglie in montagna, sente improvvisamente il peso del proprio corpo, il peso degli anni che passano e vorrebbe arrestare il tempo e fa una cosa, cerca in un corpo molto più giovane, in un corpo femminile, una via di fuga e di salvezza. Il dramma che rende il libro drammatico è che questa donna più giovane, Ilaria, a 40 anni, molto sessuale, molto fascinosa, è l'amante di suo fratello. E quindi il fatto che lui gliela tolga crea un tourbillon nella trama molto forte. Il libro racconta tutte queste cose qua e ci fa riflettere sul tempo che passa, sull'amore, sull'importanza di considerare l'amore non soltanto da un punto di vista fisico, sulla fedeltà coniugale, sull'infedeltà, queste cose qua. Busi è uno straordinario professore di ebraismo, sa tutto, un piccolo della Mirandola italiano. Lui si è appassionato al mondo rinascimentale, quindi ha già scritto qualcosa sui Medici e questo è un bel libro sulla figura così controversa e così bella di Michelangelo.